finanziaria? Noi riteniamo indispensabile che nella finanziaria regionale ci siano norme proprio indirizzate allo sviluppo e alla creazione di nuova occupazione, elemento indispensabile per fronteggiare la grande emergenza sociale che stiamo attraversando, non solo la questione della povertà che è aumentata, ma anche ormai il limite insopportabile della disoccupazione giovanile, avendo superato il 50%. Quindi siamo a cifre ormai non degne di una regione civile, quindi la necessità è che ci sia un grande coinvolgimento tra il governo regionale e nazionale per individuare gli strumenti idonei per creare sviluppo, ma soprattutto lavoro. Servono risorse e politiche per lo sviluppo, quindi investimenti in infrastrutture, in innovazione, in ricerca, in formazione e soprattutto tanta legalità, soprattutto a partire dalla legalità che ci deve essere negli appalti, nei grandi appalti delle opere pubbliche. E poi un appello a tutti i presidenti delle regioni che inizino a spendere e a spendere bene i fondi strutturali europei. Ogni anno le regioni non spendono nemmeno le risorse che l'Europa gli dedica. Questo non è ammissibile, perché ogni euro va investito e va investito per creare sviluppo e occupazione.